sera del gruppo degli artisti alpini, ci troviamo qui a Sorbo Tempico con Storie e Pagliacci. Vediamo che c'è Diego Iannacone qui davanti a noi e ci parlerà un po' della serata che si svolgerà tra poco. Questa sera, vabbè, stasera accompagniamo questa splendida sagra, una delle feste più belle in Irpinia, quella della castagna del vino di Sorbo, con musica prevalentemente italiana, musica leggera, anche rock e pop italiano. Abbiamo soprattutto un intrattenimento gioioso per le persone che parteciperanno a questa divertente. Per quanto riguarda le altre due attività, la Mela di Odessa e poi la Jam Session che state facendo al Breakout Blue. Allora, la Mela di Odessa è un'associazione di cui io faccio parte, sono fondatore con gli altri miei compagni dei Guernica, gruppo storico in cui sono dai primi anni del 2000. Diciamo forse il primo gruppo italiano ha cominciato a fare, il primo gruppo avellinese che ha cominciato a incidere dei dischi con pezzi propri. Abbiamo creato questa associazione, è un po' il punto di ritrovo dei ragazzi di Avellino che sono più che altro, ecco, noi ci siamo messi nei panni delle nuove leve avellinesi. Ai nostri tempi non avevamo un punto di ritrovo così, quindi diciamo noi ci occupiamo sia di corsi di musica, sala prove e anche insomma registrazioni, facciamo anche un po' da agenzia spettacolo per i ragazzi che vogliono iniziare a suonare in giro nei locali o nelle piazze, perché insomma oltre a suonare Pagliacci anche io stesso sono con altri gruppi, un po' ognuno di noi facciamo appunto questo di mestiere e lavoriamo un po' in giro. Ricordiamo gli altri membri come Giuseppe Rilmi, Fabio Rilmi, no? Sì, sono Massimo Lessa, Costanzo De Prisco, Enzo Sponzello, Toni D'Alessio che appunto è arrivato secondo X Factor nella edizione dell'anno scorso con gli X-Fame. Insomma, diciamo ad Avellino abbiamo delle belle professionalità sotto il punto di vista artistico ed è bene che insomma ci sia qualcosa che le metta insieme. Ecco. Vogliamo dare anche un po' i contatti, i riferimenti? Sì, allora beh, cioè, noi abbiamo un sito internet www.meladiodessa.it, anzi approfitto per annunciare una novità di quest'anno, abbiamo Antonio Norato che farà parte del nostro parco insegnanti, Giuseppe, bravissima sassofonista di Salerno. Stiamo lavorando molto al lato jazz perché abbiamo notato che ad Avellino c'è una buona leva di musicisti jazz, abbiamo il conservatorio che sta crescendo molto sotto il punto di vista del jazz e quindi vorremmo portare anche noi qualcosa a questa scena, perché insomma rispetto ad altre città della Campania come Salerno o Napoli che sono molto più vive sotto questo punto di vista, però sono anche un po' più sature. Avellino è un terreno ancora vergine ed è bene che diciamo si formi bene questa realtà. Questa realtà sì, perché sennò va a finire che poi come al solito le persone, i ragazzi vanno fuori. Invece è modo per aggregare proprio gli avellinesi, gli alpini. Sì, sì, abbiamo delle belle individualità, facciamo sì che ci sia. Mettiamoli in mostra. Sì, sì. E ringraziamo Diego Iannacone dal gruppo di artisti. Grazie a voi.